cuore. E allora mi sono fatto il caffè. Inizia ad uscire il sole, inizia ad uscire il sole. 9 gradi, non è male come temperatura, cuore mio, eh? Dai, sono contento che hai riposato. Hai fatto un bel sogno come sempre. Bravo, cuore mio, bravo. Maldive, a bere drink. Ah, ti piace oziare? Ti piace questa vita? Faremo tutto, cuore mio, faremo tutto, non ti preoccupare. No, adesso stavo riflettendo sempre su sto cazzo di fatto di infiammazione. Qua è la cuore mio, è come di disieri. Alla fine. Ecco perché voglio dire io ci vuole la passione completa di un medico. Si deve appassionare per ogni paziente. Eh sì, cuore mio, quello secondo me questa infiammazione, te lo dissi già ieri, quella ce la portiamo da San Giovanni, cioè quando ci mettiamo la cannula allora era già tutta infiammata. Poi misero i punti là per chiudere il forellino e senza sapere, insomma, alla fine quello stava ancora infiammato all'interno. Non hanno dato la possibilità praticamente di far spurgare all'organismo questo pus che si era creato all'interno. E quindi di conseguenza si proliferava sempre questo pus e robe varie e si infiammava tutto come sempre. La cura non è stata fatta in maniera adeguata, ma questa a San Giovanni però. Non voglio dare una colpa a nessuno, però sto constatando praticamente i fatti di quelli che sono successi. E poi per di più, poi quando siamo andati di nuovo a riaprire la ferita, cioè la cosa strana è che anche Milano, cioè, non se n'è accorto di questo pus all'interno. Cioè, io mi ricordo che come misero la canula, subito mi hai detto mi fa male. Quello significava che c'era l'infiammazione ancora. Capito? Ecco perché poi febbre, 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 febbre. Capito? E qual è stato il cazzo? E quindi poi siamo arrivati, considera la canula, l'infiammazione, ce la siamo portato non meno di 4-5 mesi, non meno di 4-5 mesi, cuore mio. Perché questa cosa ce la portiamo avanti veramente da tempo, da tempo. Ecco perché voglio dire io, molte volte bisogna approfondire il motivo, il perché. Purtroppo non ci sono arrivati prima, diciamo negli ospedali precedenti non ci sono arrivati, a Pesaro invece sì, perché probabilmente loro sapevano già di questo problema e quindi si sono subito resi conto della situazione. E vabbè, dai, cuore mio, vabbè, dai, mo una bella cura totale, perché comunque non dobbiamo far più proliferare questo pus, e quindi questo non si prolifera nel momento in cui va via tutta l'infezione e ricominciamo da capo e vedrai che comunque non avremo più sempre questa febbre costante. Quelli, cioè, hai capito? Davano sempre la colpa, no, è la chemio, no, è la chemio, no, è la chemio, no, è la chemio, no, è regolare, è la chemio che porta febbre. Sì, perché la chemio potrebbe portare febbre, però non ha detto che la deve portare per forza. Però siccome noi stiamo sotto trattamento di chemio e di radio, quindi ogni qualvolta sale la febbre si dà sempre la colpa alla chemio, senza sapere alla fine avevamo altre tipologie di problemi che erano comunque risolvibili, se venivano visti con attenzione. Beh, vabbè, cuore mio, mo dico io, l'importante è che alla fine ne siamo usciti a capo e abbiamo capito il motivo per cui sia queste perdite di sangue, sia questa
questa infiammazione che ci porta febbre, dove sta? E io credo, una volta curata l'infiammazione, ci siamo tolti questi polipetti che assorbivano sangue, secondo me il nostro organismo sicuramente adesso andrà verso un miglioramento repentino, non appena finiamo queste cure, insomma. E secondo me anche un discorso di trasfusioni saranno di meno, perché comunque alla fine ovviamente, se bisogna vedere in che quantità questi polipetti assorbivano il sangue trasfuso, insomma. Però dai, io sono contento che almeno abbiamo capito di che cosa si tratta e di che cosa si parla, ed è importante. Ecco perché bisogna sempre fare una diagnosi quanto più perfetta per poter curare e uscirne a testa alta e guariti da ogni situazione. Ecco perché dico io, nel momento in cui, e questa cosa glielo dirò al dottore, ma non perché voglio voglio sostituirmi a loro, no, gli devo spiegare che molte volte si dà la causa di un malore a qualcosa, invece non è, è altro. Oppure si dà per scontato che la febbre possa essere causata dalla chemio o quant'altro, invece è altre cose. E gli spiegherò nel dettaglio di tutto, anche se loro leggono le cartelle, però secondo me nessuno legge le cartelle in maniera precisa, è tutto sommario, insomma, perché, capito, non si concentrano. Ecco perché va, come si dice, dobbiamo mettergli la pulce nell'orecchio, dobbiamo dire, mi raccomando, che qualsiasi cosa dobbiamo prima approfondire, ma approfondire a 360 gradi, in modo tale da capire qual è il problema e curarlo nell'immediato. Se no, altrimenti facciamo come le cose che sono successe, che nonostante i nostri problemi, che non sono da poco, abbiamo aggiunto altri problemi che si potevano evitare. E questa è la cosa che mi fa arrabbiare, capito, cuore? Dei medici, perché molte volte sono superficiali. Ecco perché dico sempre, il medico lo deve fare per passione e deve essere una missione per lui, se no altrimenti ricadiamo sempre nelle stesse problematiche. Va bene, cuore mio? Ma ci sentiamo dopo. Non era una morale per te, ci mancherebbe, cuore mio. Era una cosa sul discorso dei medici. E poi volevo capire, quando andremo a destinazione, secondo me fra domani massimo lunedì, cioè, ma la stanza, quella nostra, ma quando ce la daranno? Non è dato saperlo? Ecco perché troppe domande mi faccio. Vabbè, pensiamo ad arrivare e poi risolviamo tutto, perché là devo parlarci io, assolutamente. Se vuole venire, come si chiama, il Don, ci andiamo insieme. Io devo essere al corrente di tutto. Io, per il bene che ti voglio, sopporterei anche questo, cioè andare a parlarci con lui, ma io devo avere informazioni più dettagliate di tutto e di più. Va bene? Beh, cuore mio, ci sentiamo dopo. Un bacio, un cuore e un abbraccio forte forte.